Per la prima volta ad Agropoli, 4 giorni intensi di atletica leggera con il campionato nazionale Serie B disputati sul campo Pietro Mennea. È stata una manifestazione che ha voluto non solo dare naturalmente la giusta importanza agli atleti dell'atletica, quelli che hanno dei valori nazionali e qualcuno internazionale, ma è stata cura dell'organizzatore dare spazio ai giovani e al territorio, perché quando si organizza un evento di questo tipo, e vi assicuro che è complesso, bisogna fare squadra e bisogna coinvolgere le amministrazioni, il territorio, non ultimo anche qualche sponsor, che non fa mai male. Per cui la mia grande soddisfazione oggi è quella di aver visto l'atletica di alto livello, di spessore, ma un'organizzazione perfetta che ci invidiano e ci invidieranno in tutta Italia. Aggiungiamo anche la partecipazione dell'amministrazione comunale di Agropoli, che è stata sempre presente con il sindaco in prima fila, che ha consentito la costruzione di questo impianto che, credetemi, ho ascoltato un po' i giri dirigenti, ci invidiano tutti, anche regioni che non hanno problemi di impiantistica come ahimè abbiamo noi. Sono veramente soddisfatto. Tutto questo ovviamente a pari passo con il presidente dell'Atletica Agropoli, Angelo Palmieri, ecco, che si spende ogni anno sempre per portare in alto il nome dell'atletica. Allora, Angelo è un punto di riferimento, un caposaldo per l'atletica campana. E con questa manifestazione nazionale direi anche è un caposaldo per l'atletica italiana, e questo impianto vedrà tante manifestazioni di questo tipo. Qui dal Guariglia, pista Pietro Mennea, si è posato il primo tassello tricolore, un importante evento che volevamo, l'abbiamo chiesto, voluto e con decisione l'abbiamo organizzato. Ci sono da ringraziare tantissime persone, perché io sono, è vero, il presidente, un po' il factotum dell'Atletica Agropoli, però come potrete vedere ci sono circa 70 volontari dell'associazione che fanno sì che tutta questa macchina organizzativa vada alla grande. Una 4 giorni dedicata all'atletica leggera, dedicata allo sport. Abbiamo avuto i gonfiabili per la prima volta sulla pista del Guariglia, con oltre 500 bambini che giocavano all'insegna dell'atletica leggera, perché c'è stato un open day. La 100 km venerdì, ieri delle gare giovanili, dove abbiamo avuto anche la bellissima notizia che Michela Galgano, saltando sul triplo 10.04, vestirà i colori della rappresentativa campana a Cless insieme a Giuseppe Filpi e a Chiara Tarani. Quindi 3 ragazzi in rappresentativa a Cless e campionati italiani, e quindi un grande binomio di agonismo, organizzazione, e io ci metterei anche il trittico del turismo, perché circa 800 persone che sono giunte ad Agropoli per questa finale nazionale sono un toccasana un po' per l'economia di tutta la zona. E il tutto è stato, come dire, raffinato da una presentazione diversa, perché giovedì abbiamo fatto per la prima volta nella storia un salto in alto al castello. Quindi dei saltatori in alto che si cimentavano in questa disciplina in un castello aragonese è un qualcosa di unico forse in Italia, soprattutto se il castello sta non vicinissimo alla zona, diciamo, percorribile con auto e con mezzi per poter portare sui tappetoni. Quindi questo ancora una volta per sottolineare il grande lavoro di tutto lo staff e l'accensione del braciere olimpico su al castello, che ci guarda dall'alto rispetto alla pista di atletica, la fiaccolata che è stata bagnata dalla pioggia, però quella pioggia a quanto pare ci ha portato fortuna, perché poi è stato una grande 4 giorni.